Ciao, oggi ho deciso di continuare con l'ottava lezione del modulo in merito al prodotto Power BI Desktop di Microsoft, che è il prodotto per costruire dashboard e esporre dati in maniera veloce ed efficace. Nello specifico, oggi ho deciso di parlarvi di un tipo di grafico che si chiama grafico a dispersione. Questo grafico consente di avere sull'asse orizzontale, sull'asse X e sull'asse verticale due valori numerici. All'interno, all'incrocio dei valori numerici viene collocato un punto e la dimensione di questo punto può essere valorizzato, quindi può essere più grande o più piccolo, a seconda di una terza variabile che si va a inserire. In questo specifico esempio che io vi sto proponendo, io ho inserito il fatturato sull'asse delle X, sull'asse X, il totale dei costi sull'asse Y. E ho inserito le quantità vendute come identificativo della dimensione del punto. Inoltre, nel grafico a dispersione è possibile andare ad aggiungere una quarta informazione, che è un dato relativo magari alla data dell'ordine o alla data di consegna di questo ordine, comunque una data, e avere quindi la possibilità di esporre come questi indicatori si sono mossi nell'arco del tempo. Quindi vedere l'andamento sull'asse temporale. In questo momento io ho già preparato un sottoinsieme di dati e se io utilizzo questo pulsante play vado a vedere che questo tipo di prodotto si è mosso molto nell'arco del tempo, mentre gli altri due sono tendenzialmente rimasti molto bassi e poco venduti. Come fare a costruire questo tipo di oggetto? Io adesso aggiungo una nuova pagina. E vado a costruirmi l'oggetto grafico a dispersione, che è questo. Lo seleziono, automaticamente l'applicazione me lo propone all'interno del foglio e poi io posso andare a selezionare quelli che sono i valori che devono essere inseriti all'interno del grafico a dispersione. L'ho cliccato semplicemente per visualizzarmi tutti gli strumenti a disposizione. In questo file di Power BI io ho collegato un set di dati all'interno del quale ho diverse tavole. Quella che mi interessa in questo momento è la Fact Internet Sales, che contiene valori di venduto, di fatturato e di costi e di quantità vendute. Quindi io vado a selezionare il Sales Amount e lo posiziono sull'asse delle X. Poi vado a selezionare sempre dalla stessa tabella, perché ho tutte le informazioni in questa tabella, il total cost e lo metto sull'asse Y. Dopodiché vado a selezionare le quantità vendute e lo vado ad aggiungere nella voce dimensioni. E io ottengo un'informazione che mi rappresenta il totale di tutto quello che è stato come costi, come venduto e quant'altro. Dopodiché vado ad aggiungere nell'area dei dettagli il nome del venditore, ad esempio, quindi l'impiegato. Vado a prendere il last name e lo colloco. Nella leggenda che mi rappresenta, che mi permetterà di avere più punti, io ho deciso di andare a visualizzare l'elenco delle categorie di prodotti. Quindi vado a prendere dalla tabella prodotti categorie la definizione di queste categorie e automaticamente scopro che ho tre categorie: ho la categoria accessori, la categoria biciclette e un altro tipo di categoria. E vedo già che la categoria biciclette è la quantità sicuramente più venduta e che mi ha portato più fatturato, ma anche più costi. Se non volessi la categoria, ma volessi magari più dettagli, quindi potrei volere la sottocategoria di prodotti, mi basterebbe depennare la categoria scelta e selezionare il nome della sottocategoria. Automaticamente io avrei molti più punti poiché le sottocategorie sono decisamente una quantità maggiore. Come ultima informazione, ma non per questo meno importante, nell'asse di riproduzione io andrò a scegliere quello che magari è il periodo che mi interessa. Io posso voler selezionare i semestri e lo trascino nell'asse di riproduzione. Automaticamente la macchina mi espone quella che è la linea del tempo con il pulsante play e semplicemente cliccando io vado a vedere l'andamento che si è mosso. Mi rendo conto che non mi piace avere l'asse con il semestre, ma magari voglio il trimestre, quindi
Quindi tolgo il semestre e metto il quarter. Lo vado a trascinare nell'asse di riproduzione. In questo momento io avrò più punti che si spostano e vedo che determinati tipi di sottocategorie hanno un andamento molto, molto movimentato, quindi si spostano molto velocemente nell'arco del tempo, mentre altre categorie rimangono più posizionate verso il basso. Sperando che questo tipo di grafico vi possa servire per visualizzare l'andamento nel tempo, io vi saluto e se vi è piaciuto condividete. Ciao!